Ciao a tutti, sono Daniele Belcastro e oggi vi parlerò di 5 abitudini che vi rendono deboli. Ho già parlato in un altro video di cosa sia un'abitudine e soprattutto di come si forma, e ve lo lascio qua in alto. Quindi oggi passiamo direttamente alla top 5 delle abitudini che vi rendono deboli. La prima abitudine di cui andremo a parlare oggi è quella di rincorrere troppi obiettivi. Infatti molte volte nella nostra vita, quando decidiamo di cambiare, decidiamo di scegliere tutte quelle attività che non ci piacciono e cercare di cambiarle tutte insieme. Ecco, vi assicuro che questo è sbagliato. Infatti dobbiamo dare al nostro corpo la possibilità di metabolizzare il cambiamento. Quindi dobbiamo scegliere quelle attività che non ci piacciono, ok? Ma poi dobbiamo decidere e iniziare a cambiarne una per uno. Infatti solo quando avremo cambiato una di quelle attività potremo passare alla successiva, perché vi assicuro che se inizierete e cercherete di cambiare tutto insieme finirete con il fallire e soprattutto finirete con il mollare prima ancora di aver iniziato. Ricordatevi che alla base di ogni successo c'è la consistenza, quindi una volta che avrete scelto il vostro piano dovrete solo fare quelle azioni che vi porteranno ad esso, però in maniera continuativa, perché vi assicuro che se riuscirete a farle per un lasso di tempo lungo sarà davvero difficile non ottenere risultati. La seconda abitudine di cui andremo a parlare oggi è quella di svegliarsi tardi. Infatti vi posso assicurare che in un mondo interconnesso come quello di oggi e soprattutto in un mondo in cui gli orari prestabiliti non esistono più, non possiamo permetterci di svegliarci 2 oppure 3 ore dopo i nostri rivali, i nostri competitor. Se inizierete a svegliarvi presto avete la possibilità di portarvi avanti, di lavorare quando gli altri non lo fanno e soprattutto di lavorare quando gli altri non vi possono disturbare, e in questo modo vi assicuro che riuscirete a lavorare molto più concentrati. Quindi se ne avrete voglia potrete anche di conseguenza ridurre il numero di ore lavorate. Prendetela magari come sfida personale, magari il prossimo mese iniziate ad anticipare la sveglia e magari fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. Andiamo avanti, la terza abitudine di cui andremo a parlare oggi è quella di essere sempre connessi. Infatti a meno che non guadagniamo con i social o comunque non guadagniamo con un lavoro che presuppone l'utilizzo dei social, dobbiamo capire che non possiamo stare tutto il giorno a scrollare le home dei social solo perché ci sentiamo annoiati. Infatti dobbiamo ricordarci che la realtà è un'altra, dobbiamo distoglierci dalla vita virtuale e concentrarci su quella reale. Anche i videogiochi hanno avuto un impatto negativo sulla nostra vita, infatti possiamo essere nei videogiochi chi vogliamo, possiamo essere più muscolosi, più allenati, più intelligenti, possiamo ottenere grandi risultati, ma dobbiamo ricordarci che alla fine la vita là fuori è diversa. Se devo dirla tutta, il più delle volte, più siamo forti nei videogiochi e più tendiamo a fare pena nella vita reale. Non ho niente da aggiungere. La quarta abitudine che vi rende deboli è quella di mangiare male. Infatti oggigiorno non ha più senso mangiare cibo spazzatura, o almeno non ha più senso mangiarlo di routine, perché infatti nessuno vi dice che quando avete delle occasioni particolari o comunque andate al ristorante per mangiare certe cose non dovete farlo. Ma ecco, vi assicuro che se riuscirete ad avere una sana alimentazione, almeno nella routine quotidiana, finirete per beneficiarne nel lungo periodo. Ormai esistono migliaia di ricette fit buonissime, che oltre ad essere molto salutari, comunque riescono a togliervi molte volte anche quella voglia di cibo spazzatura che potete avere. Mangiare bene oggigiorno è diventato un investimento. Vi assicuro infatti che oltre ad apparire meglio fisicamente, avrete molta più chiarezza mentale e quindi di conseguenza performerete molto meglio dei vostri rivali. Ci sta ogni tanto mangiare cibo spazzatura, ma vi assicuro che se lo farete nella vostra quotidianità, sicuramente non finirete per essere persone di successo. Ultima abitudine, ma non per importanza, è quella di vivere nel futuro. Infatti dobbiamo ricordarci che il futuro è una diretta conseguenza del presente ed è quindi inutile aspettarlo con ansia se nel frattempo non facciamo nel presente tutte quelle azioni che ci porteranno a vivere nel futuro quella vita che già oggi sogniamo. È inutile fissarsi sul futuro, dobbiamo prima ragionare e imparare tutte quelle azioni e soprattutto dobbiamo consolidare quelle abitudini che, facendole nel presente, ci porteranno a diventare la persona che davvero vogliamo essere nel futuro. Perché ricordatevi che il successo è solo la somma di tutti i piccoli miglioramenti e di tutte le azioni che fate costantemente ogni giorno. E con questo concludo la mia top 5 di abitudini che vi rendono deboli. Noi ci vediamo prossima settimana e vi lascio intanto l'ultimo video qua nelle schede. Ciao!